Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la legge di stabilità e Matteo Renzi si dice pronto ad un braccio di ferro con l'Unione Europea. Pronto comunque un piano di riserva, un cuscinetto da 2,5 miliardi in caso di rilievi da Roma. Al termine del Consiglio, infatti, la prima manovra del Premier dovrà essere trasmessa alla Commissione che dovrà valutarla. Da Bruxelles le prime indiscrezioni dicono che la Commissione è pronta a bocciare il provvedimento e rispedirlo a Roma per le correzioni. Un'ipotesi prematura per il ministro Padoan, che commenta: è presto per dire che bisogna correggere qualcosa che non ha ancora finalizzato. Rigido anche il sottosegretario alla presidenza Graziano Del Rio, che dice: obiettare sul rapporto deficit-PIL al 2,9% sarebbe una pignoleria dal sapore di accanimento, perché poi, ha ricordato Del Rio, potevamo fare come la Francia e dire che per 3 anni facevamo il 5% di deficit-PIL, potendo così tagliare miliardi di tasse, ma abbiamo scelto la strada della serietà e annuncia comunque un piano B. A Palazzo Chigi arriva poi la promozione delle riforme del governo da Moody's, che stima poi una crescita dell'Italia per il 2015 allo 0,5%. Va comunque tenuto conto dell'effetto recessivo che i 16 miliardi di tagli alla spesa potrebbe avere sul PIL. Ma il problema non è se riduce o non riduce le tasse dal punto di vista della volontà. Il problema è dove trova le coperture, dove trova i soldi Renzi. Perché se riduce le tasse, e questo è un bene, ma attraverso maggiori tasse, questo è un male, perché è una partita di giro o di raggiro. O siamo nel paese dei balocchi. Renzi deve spiegare dove trova i soldi per fare tutte le cose che dice di voler fare. Le coperture sono sempre nella riduzione della spesa, ma in aggiunta a questo c'è la lotta all'evasione e ci sono i margini di flessibilità che possiamo prenderci senza sforare il 3%. È l'unico modo per garantire che il taglio delle tasse non avvenga solo adesso, ma sia per sempre. Ma la legge di stabilità, come al solito, è una girandola di spot pubblicitari. Non sappiamo quali siano le coperture, non sappiamo quanti debbano essere nella quantificazione i tagli alle amministrazioni locali, alle regioni, ai comuni, perché quelli sono tagli che riguardano direttamente la carne viva dei diritti dei cittadini. E io sono molto preoccupato, soprattutto perché non c'è un'idea di rilancio del lavoro. Si ha l'impressione che si diano dei bonus a quelli che stanno meglio. Non c'è l'idea di come invertire la rotta, cambiare verso e rimettere il lavoro al centro di una manovra economico-finanziaria. Assolutamente sì, anzi l'avrebbe dovuto intraprendere con maggiore determinazione, perché la finanziaria è inadeguata rispetto alla gravità dei problemi che abbiamo. La Commissione europea ha fallito in questi anni in modo clamoroso. Siamo in uno scenario di deflazione e credo che non abbia nessuna autorevolezza né politica né tecnica per poter contestare la legge di stabilità dell'Italia. Quando Bruxelles parlerà valuteremo che cosa viene detto. Credo che il tema vero che noi abbiamo, per gli annunci che finora ci sono stati rispetto alla legge di stabilità, è che è una legge di stabilità che continua in una logica di taglio ai trasferimenti agli enti locali e alla sanità, che quindi si traduce in riduzione ai cittadini, che non investe a partire dalle risorse pubbliche per creare lavoro e quindi che da questo punto di vista non ci pare risponda all'urgenza che ha il Paese, che si chiama lavoro e creare lavoro. Mentre le Camere votano il rinvio del pareggio di bilancio al 2017, al Pantheon parte la mobilitazione per arrivare alla totale abrogazione dell'obbligo contenuto nell'articolo 81 della Costituzione. La raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare è stata promossa da 18 giuristi, sindacalisti, esponenti di associazioni e movimenti sociali e politici. Si tratta di mettere lo specchio di fronte ai governi, perché si rendano conto che le ricette che continuano a propinare in Italia, come in tanta parte d'Europa, per uscire dalla crisi, stanno aggravando la crisi. Non soltanto feriscono le persone, tagliano le reti della protezione, soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli, intervengono obbligando al dimagrimento del welfare, ma soprattutto non sono capaci di farci uscire dalla crisi. La recessione si combatte dando ossigeno ai ceti popolari e ai ceti medi. Impoverendo i ceti medio-bassi, invece, si continua a precipitare nel gorgo della crisi. Allora, cancellare dalla Costituzione
quella norma demenziale, frutto dell'oltranzismo ideologico della destra e frutto anche della subalternità culturale, diciamo, di altre forze politiche, è un atto di igiene. Bisogna cancellare quella norma. In Costituzione bisogna scrivere che bisogna dare lavoro a tutti, non che bisogna strangolare la società per rimettere in ordine i conti del bilancio. Il bilancio dello Stato in ordine, e non è in ordine, ma i bilanci delle famiglie saltati, di milioni di famiglie saltati per aria, i bilanci delle piccole imprese saltati per aria, i bilanci del lavoro subordinato ridotti di anno in anno di diversi punti percentuali di PIL, è inaccettabile ed è sbagliato. Adesso tutti mettono in discussione il pareggio di bilancio, forse dovevano accorgersi nel momento in cui, saltando tutte le prudenze, quasi senza dibattito pubblico e ignorando il fatto che molti, non moltissimi, ma hanno chiesto ai parlamentari: se approvate un cambiamento così radicale della Costituzione, abbiate almeno la prudenza di non farlo con la maggioranza che preclude il referendum, dando la possibilità ai cittadini di dire la loro. Oggi, a cominciare dal Presidente del Consiglio, si dichiarano insoddisfatti di tutto questo e però non si fanno mosse in questa direzione che abbiano un senso politico pieno. Io credo che questa iniziativa abbia un senso proprio perché consente ai cittadini di cominciare a esprimersi, a mettere nell'agenda politica questo tema e in più a metterlo, a mio giudizio, nel modo giusto, e cioè che ci sono diritti fondamentali che sono quelli affermati dalla Costituzione, che non piace, affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è stata messa da parte, ma che costituiscono i riferimenti forti, perché poi lì dentro c'è la vita, l'esistenza delle persone, il lavoro, l'istruzione, la cultura, la salute. Questi diritti fondamentali non possono essere messi in secondo piano nel momento in cui si distribuiscono le risorse. Sono la prima scelta da fare. Che è una scelta che fa determinare dalla contabilità quelle che sono le politiche economiche, le politiche di welfare, e mi pare che ci sia ormai un'ampia dimostrazione di come una logica di contabilità che poi si traduce nella politica del rigore e dell'austerità non abbia determinato le condizioni per i paesi di uscire dalla crisi, di parlare di piena occupazione, di dare una risposta ai giovani, e quindi bisogna uscire dall'idea che gli unici vincoli sono quelli monetari per invece porsi il problema di qual è il progetto di Europa e di paese che si vuole fare, a partire dal fatto che in una stagione come questa servono politiche espansive, servono politiche di creazione di lavoro, non di taglio e di riduzione dell'investimento pubblico. Mentre il governo a Palazzo Chigi è al lavoro sulla legge di stabilità, l'aula di Palazzo Madama approva due risoluzioni di maggioranza alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014. Il Senato ha approvato la risoluzione alla nota di variazione al DEF che autorizza il rinvio al 2017 del pareggio di bilancio con il quorum preciso di 161 voti, la maggioranza assoluta dei componenti necessaria per l'approvazione, e la risoluzione che impegna il governo a inserire nella legge di stabilità una serie di misure, tra cui la stabilizzazione del bonus fiscale di 80 euro e l'eco bonus, superando con questa seconda manovra il quorum necessario di un solo voto. Subito le critiche dalla minoranza PD. Ha votato favorevolmente anche Walter Tocci, dimissionario, e con lui i senatori cosiddetti dissidenti, che non hanno votato il Job Act, che qualcuno vorrebbe espellere dal gruppo, scrive Pippo Civati. Spero, continua, che la vicenda insegni qualcosa agli scalmanati che si sono manifestati in questi giorni, minacciando espulsioni e sanzioni nei confronti di chi continua a comportarsi in modo corretto e leale, soprattutto verso gli elettori. Malumori anche dal Movimento 5 Stelle. Per un solo voto è passata la risoluzione del PD sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Il governo dovrebbe prenderne atto, scrive su Facebook Vito Crimi. Per il senatore a 5 Stelle il governo è stato salvato dal voto di qualche esterno. Aspetto il tabulato, aggiunge, per verificare il nome.
meno 0,2% per i prezzi di settembre. In Italia aumenta la deflazione e a confermarlo è l'Istat. Gli acquisti delle famiglie sono tornati ai livelli di 30 anni fa, registrando un maxicalo da 80 miliardi di euro negli ultimi 7 anni. Dal 2008 ad oggi, afferma il Codacons, i consumi nel settore alimentare hanno registrato una contrazione del meno 10,4%, mentre quelli inerenti al settore della salute un meno 23,1%. Avviamento di un piano strategico per lo sviluppo del turismo, attuazione di un allentamento del patto di stabilità per la realizzazione di opere di modernizzazione e messa in sicurezza e stazionamento di investimenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Queste le misure concrete ed immediate da avviare secondo l'Associazione di Difesa dei Consumatori, per restituire reddito e prospettive di ripresa. Gli italiani non hanno più soldi da spendere nemmeno per mangiare, denuncia il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Il governo deve intervenire in fretta, perché di questo passo si registrerà una nuova ondata di povertà che non potrà non avere effetti sulle imprese e sull'occupazione. No allo sblocca Italia, le associazioni ambientaliste lo hanno detto nel sit-in fuori da Montecitorio ed in conferenza stampa all'interno della Camera, nel corso della quale Greenpeace, Legambiente e WWF hanno presentato tutti gli emendamenti richiesti al decreto. No, io credo che sia un atto di presunzione che porta a un errore molto grave. Ci sono cittadini veramente arrabbiati, amministrazioni che hanno fatto grandi sforzi per investire per esempio nel turismo, ci sono settori economici come la pesca che sono in gravissima crisi e che di tutto hanno bisogno tranne che di una petrolizzazione dei nostri mari, tanto più che poi tutto questo petrolio non c'è, tanto più che di questi tempi, se non sbaglio, abbiamo circa un morto a settimana a causa delle alluvioni che sono causate, nonostante il silenzio stampa, dal cambiamento climatico. E quindi diciamo, ci sarebbe tutta una serie di costi che non sono trascurabili, che mi pare che diano ragione a questi comitatini. Dopodiché, se a me mi chiamano comitatino, meglio, così mi arrabbio di più e magari divento più cattivo. Il decreto sblocca Italia a quanto pare deve passare, perché probabilmente deve sfasciare l'Italia prima di arrivare ad altri atti che distruggeranno completamente il nostro ambiente, mentre noi riteniamo che proteggere l'ambiente dia tantissimo lavoro e comunque faccia vivere bene le persone, insomma, è il nostro mantra, quello di dare all'ambiente la giusta importanza, perché noi viviamo in simbiosi con lei. 10% in più per il riciclo dei piccoli elettrodomestici. Solo nei primi 9 mesi del 2014, afferma Ecolite, il sistema collettivo per la gestione dei rifiuti RAE, la raccolta complessiva dei rifiuti elettronici, si è attestata intorno alle 150.000 tonnellate. Il consorzio è arrivato a gestire quasi 11.500 tonnellate di piccoli rifiuti elettronici, spiega Giancarlo Dezio, direttore generale del consorzio. Questa tipologia di rifiuti, inoltre, è da sempre quella più difficile da intercettare e noi abbiamo investito molto al tascopo, inventando sui sistemi di raccolta innovativi che aumentassero la sensibilità generale. Tra le varie iniziative anche la realizzazione di cassonetti smart pensati per la raccolta di piccoli elettrodomestici e lampadine finalizzate al risparmio energetico. La strada da fare è ancora molta, ma qualcosa si sta muovendo, ha detto ancora Dezio. Ecolight ha in programma il posizionamento di altri cassonetti intelligenti in prossimità di grandi punti vendita e ha intenzione di espandersi sempre più in tutto il territorio. Ambiente, sit-in a Roma, in piazza Montecitorio, contro il decreto Sblocca Italia. Un consistente fronte anti-trivelle composto da numerose associazioni ha dato il via ad un programma di mobilitazione proprio nel giorno del confronto alla Camera, cui hanno preso parte anche esponenti del Movimento 5 Stelle e del Movimento No Triv, per chiedere l'abrogazione oppure profonde modifiche dell'articolo 38 del decreto, articolo che favorirebbe la nuova colonizzazione del territorio nazionale e dei mari da parte delle industrie petrolifere. Sblocca Italia, che è il disegno di legge più organico che abbiamo oggi di attacco alle questioni ambientali. Forse la Repubblica non ha mai prodotto un disegno di legge così antiambientale. Ci sono tutti i temi principali, dalle bonifiche alle infrastrutture autostradali, appunto il petrolio, al termovalorizzatori. Cioè,
tutti i grandi temi che oggi riguardano l'ambiente sono affrontati e soprattutto sono affrontati nel modo più vecchio possibile, con la logica, con la cultura, con la mentalità del Novecento. Il Presidente del Consiglio è riuscito a rottamare gli uomini del Novecento, ma non certo le idee, continua ad essere succube di quelle vecchie idee che non producono né lavoro né benessere. Questo governo è sordo, ma secondo noi non potrà esserlo per molto. Ecco, qua in piazza siamo in tantissimi, ieri i nostri ragazzi sono saliti addirittura su una piattaforma per dire no, ritorno adesso dalla Sicilia dove i comuni si stanno attivando insieme ai comitati locali appunto per dire no, non ci sta bene, non potete fare insieme ai petrolieri quello che volete del nostro territorio e del nostro mare. Quindi ecco, se siamo insieme così come siamo oggi in piazza sicuramente possiamo fare qualcosa, dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo farlo sentire subito, è un momento cruciale. Purtroppo si sta minacciando non solo l'ambiente ma tutta l'economia e i territori locali. Noi viviamo di mare, viviamo della pesca, viviamo del turismo, perché svendere le nostre ricchezze per far tirare fuori pochi barili di petrolio che oltre ai petrolieri non servono a nessuno? Abruzzo, Basilicata, Puglia sono regioni su cui puntano i progetti di ricerca ed estrazione di idrocarburi, ma anche mire di cementificazione e svendita del territorio. Il petrolio di queste terre, emerge dalla piazza, è altro. Al loro oro non ci crediamo, al loro nero che loro ci propongono noi rispondiamo con l'aglianico del vulture, e questo è il nostro oro vero. Se devono sbloccare l'Italia lo devono fare in questa maniera qua. Il mister Renzi non può pensare di arricchire l'Italia con il petrolio, non può pensare di non accettare quelle che sono le economie già del posto. I progetti petroliferi previsti per l'Abruzzo sono tantissimi. Uno famoso perché è passato anche alla ribalta della cronaca nazionale, si chiama Ombrina Mare, una piattaforma che vogliono creare a 3 miglia dalla costa con un desolforizzatore a 2 miglia ulteriori, un desolforizzatore galleggiante con un impatto ambientale davvero impressionante, oltretutto considerando che lungo l'ex tracciato ferroviario che parte da San Salvo e arriva fino a Ortona sta per essere realizzato il Parco Nazionale della Costa Teatina. Siamo arrivati stamattina all'alba per protestare contro lo Sblocca Italia, il decreto 133 del governo che riguarda Taranto su molti fronti, perché favorisce la cementificazione, continua la politica a favore delle energie fossili con le trivellazioni nel Mar Ionio sono previste e noi invece preferiremmo che si bloccasse questo progetto, perché inoltre favorisce la vendita del demanio che è un bene comune ai privati. A Taranto ci sono aree demaniali molto grandi in posizioni strategiche nel pieno centro della città e quindi sarebbe bene che il demanio venisse reinserito nel territorio cittadino e messo a disposizione degli abitanti e non venduto a dei privati. Quindi ci sono vari motivi per essere molto critici contro lo Sblocca Italia e questa è solo una delle tante manifestazioni che faremo sul territorio. 30.000 firme per chiedere che la pizza napoletana sia inserita nell'elenco dei beni tutelati dall'UNESCO. La petizione a sostegno dell'arte partenopea è stata lanciata dall'ex ministro dell'Ambiente e dell'Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio su change.org. Le firme sono state poi consegnate presso la pizzeria Rosso Pomodoro a Lucio Alberto Savoia, ambasciatore e segretario generale UNESCO. La proposta, che chiede di inserire l'arte della pizza nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, non si fermerà a Roma. Altri appuntamenti di sensibilizzazione ci saranno a Cernobbio durante il Salone del Gusto di Torino e all'Expo di Milano. 30.000 firme a sostegno dell'arte della pizza napoletana come patrimonio mondiale dell'UNESCO, ce n'era bisogno? Ma c'è bisogno, credo a maggior ragione, perché l'Italia è uno dei paesi più imitati al mondo in quanto a settore agroalimentare, si parla di 60 miliardi di euro di falso made in Italy nell'agroalimentare in tutto il mondo, quindi è evidente che questa azione serve per ottenere un riconoscimento a un patrimonio nazionale. L'arte della pizza è nata a Napoli, e Napoli è in Italia, e da qui è diventato il prodotto alimentare più consumato del pianeta, ha surclassato anche gli hamburger, gli hot dog, tutto, però è chiaro che c'è chi la fa bene e chi la fa male. Dobbiamo lavorare perché ci sia una vera e propria arte
e la pizza sia fatta bene, fatta a regola d'arte, fatta con prodotti tipici e italiani. In questa maniera si rischia un aumento del costo? No, non direi, perché le grammature che si usano per fare una pizza sono dell'ordine di pochi grammi, per cui se usi 6 grammi di olio di oliva o usi 6 grammi di olio di semi, in realtà non fallisci. In realtà l'incidenza del cosiddetto food cost, no, del costo del cibo, del food che c'è sulla pizza, non supera mai il 15-16%. Quello che costa un po' più, in Italia perlomeno, è il costo del lavoro. Quindi sul prodotto possiamo essere tranquilli che un aumento della qualità non produce un aumento del prezzo. Come difendersi da queste falsificazioni? Allora, credo che l'unica strada sia sempre la solita, quella che diciamo da tanti anni. Innanzitutto informarsi e andare alla radice, cioè andare a fondo di come viene fatta una produzione, cioè che prodotti vengono usati, conoscere i produttori. Noi parliamo da tanto tempo del racconto di una produzione. Dietro a un prodotto c'è un uomo, una donna, una famiglia, e per noi è quello importante, che si riesca a ricondurre al valore di un lavoro e di una storia, di una tradizione e di come viene fatto. Per cui il consumatore deve imparare a chiedere e imparare a conoscere. Approvato in Consiglio Comunale un importante emendamento presentato dai consiglieri Sebastiani e Cascioli, teso ad introdurre le detrazioni nel calcolo della TASI per la prima casa, emendamento condiviso sia dalla minoranza che dalla maggioranza. La portata dell'articolo 8 del regolamento TASI è stata ampliata e chiarita, dando la possibilità al contribuente, nel determinare il minor importo da versare tra l'IMU pagata nel 2012 e la TASI 2014, di applicare le detrazioni cui oggi avrebbe diritto. 200 euro per l'abitazione principale e 50 euro per ogni figlio a carico di età inferiore ai 26 anni. In sostanza, il proprietario, nel ricalcolare l'IMU che avrebbe dovuto versare nel 2012, potrà tenere conto delle detrazioni di cui oggi godrebbe, non quelle di cui avrebbe avuto diritto se fossimo nel 2012. Così come dovrà tenere in considerazione allo stesso tempo, nel calcolo dell'imponibile della rendita catastale attuale dell'immobile adibito nell'anno in corso ad abitazione principale. Coloro che hanno già versato l'acconto in scadenza 16 ottobre potranno effettuare il conguaglio con la rata di dicembre. Per chi invece ha già versato tutta l'imposta in un'unica soluzione, auspichiamo, hanno dichiarato Sebastiani e Cascioli, nella sensibilità dell'ufficio tributi e del dirigente, di dare la possibilità al contribuente di compensare con quanto dovuto per l'anno prossimo, ovvero procedere al rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza. La CISL, Funzione Pubblica Roma Capitale Rieti, è tornata nuovamente a diffidare il comune capoluogo per la mancata liquidazione al personale interessato degli emolumenti riconducibili agli istituti contrattuali dell'annualità 2013. L'ente, dicono dal sindacato, anziché procedere alla liquidazione, preferisce tenere congelate nelle casse comunali le somme destinate ai lavoratori. Siamo pertanto di fronte ad un palese inadempimento contrattuale che comporta una considerevole perdita economica ed una lesione all'integrità del patrimonio personale dei dipendenti stessi. Ecco perché la CISL vigilerà fino alla risoluzione della problematica, nella certezza che si possa trovare una soluzione condivisa, ma anche nella convinzione che in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione comunale verranno assunte importanti iniziative legali a difesa dei lavoratori del Comune di Rieti.